Il primo banco di prova di rilievo per la Fidelisandria coincide anche con la prima gara ufficiale della stagione. Tutto merito della Coppa Italia di Lega Pro che domani pomeriggio alle 18 permetterà alla squadra di Luca D'Angelo di unire l'utile al dilettevole. Nel primo caso la gara contro il Martina Franca sarà buona per valutare il lavoro svolto in ritiro a Norcia. Nel secondo ci sarà da misurare l'entusiasmo della tifoseria, anche se trattandosi di vigilia di Ferragosto la valutazione sarà da rivedere. La curiosità quindi è tutta legata all'aspetto agonistico, visto che la Fidelis per scelta ha evitato amichevoli contro formazioni di pari categoria o addirittura di Serie B. È gara ufficiale contro il Martina Franca, ma non verrà vissuta con la pressione del campionato, il vero obiettivo sul quale sta lavorando D'Angelo. Il messaggio è chiaro, l'impegno sarà onorato, ma qualche sbavatura dovrà essere messa in conto, perché è al 6 settembre che la Fidelis vuole farsi trovare pronta. Ci teniamo sicuramente, perché credo che vada rispettata ogni manifestazione in cui la nostra squadra va in campo. Poi ovviamente non potremo essere al massimo, mi auguro che non saremo al massimo, tra l'altro perché sarebbe abbastanza preoccupante visto che mancano quasi 15 giorni, se non di più, all'inizio della stagione regolare, però ci teniamo a far bella figura e a cercare di vincere con il Martina, su questo non c'è dubbio. Poi naturalmente ci saranno delle problematiche, però ce l'avranno anche i nostri avversari, perciò noi faremo di tutto per portare a casa il risultato pieno. Trattandosi del primo banco di prova di un certo rilievo, le scelte di formazione saranno obbligate. In campo quasi certamente ci andranno i titolari e lo schieramento iniziale potrebbe ricalcare quello visto all'opera nell'ultima amichevole di Norcia. Se tra Poluzzi e Cilli potrebbe esserci un ballottaggio tra i pali, pochi dubbi dovrebbero esserci sulla linea difensiva a 4 con Stendardo e Fissore centrali, mentre sulle fasce si muoverebbero Tartaglia a destra e Cortellini a sinistra, Cappellini, Bisoli, Onescu e Matera sulla mediana, mentre Strambelli e Grandolfo saranno le due punte.